Motore, azione! Dimmi come ti chiami tu e dimmi come ti chiami tu. Io sono Lia. Io mi chiamo Tina. Allora, Tina, dimmi che cosa ti ha mosso dal tuo paese e quali sono stati i motivi che ti hanno fatto dare un taglio con la famiglia. È stato proprio il fatto di dover diventare una brava donna di casa che mi ha fatto scappare. Ma per i miei genitori era la cosa più importante del mondo dopo la verginità. Mio padre, che fa il doganiere, la cosa che più apprezzava in mia madre era il fatto che spaccava il centesimo. Ma lei non era avara. Lo faceva per compiacere mio padre. Quante volte, ragazzi, l'ho immaginata nei negozi a cercare di risparmiare, a fare il callo alle brutte figure. E lei, niente, dura, dura, fino a diventare contenta di risparmiare per restituire qualcosa a quel figlio di puttana di mio padre, che sotto sotto accumulava denaro, pagandoselo con la dignità della sua donna. Insomma, l'aveva ridotta come lui, ed io mi sono trovata tra due estranei in casa. Non ti capisco, Tina. Oramai sei padrona di te stessa. Sei andata via di casa in tempo per non rimanere fottuta dalla loro educazione. Ma perché ti arrabbi se non ti hanno nemmeno cercata? Ah, sì, per fortuna. Da quando hanno capito che mi piaceva scopare, allora addio. Lo sai che ti dico? Che almeno a te qualche cosa è successo. Sì, d'accordo, hai vissuto in un ambiente che non era per te, però hai saputo reagire, ti sei ribellata. Io invece vengo dal niente. Sono stata in un orfanotrofio fino a 13 anni. Non ho ricordi, non è successo nulla. 13 anni di niente. Suore buone, indifferenti, civili, ma fredde come il ghiaccio. E poi altri 3 anni a fare le pulizie in istituti religiosi. Sveglia alle 6 e a dormire alle 18. Anche qui indifferenza, civiltà. Mai un rapporto umano. Due parole. E tu sei scappata? No, 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 che dici? A 16 anni mi hanno mandata a servizio da un'orrenda zitella cinquantenne, in un paesino. Lo sai tu che cos'è una donna che non è né giovane né vecchia in un paesino? Posso immaginarlo. No. No, non lo puoi. A 18 anni, appena maggiorenne, me ne sono andata. E sono quasi 2 anni che giro. E le tue esperienze? Ho quel poco di vita che ho imparato in un anno. A scopare, quando hai iniziato? Scopare. Scopare, dici tu. Prima c'è stato dell'altro. Quell'orrenda zitella si faceva masturbare da me. Io non me ne rendevo conto. Lo facevo come se facesse parte del lavoro che ero andata a fare in quella casa. E lei questo l'aveva capito. E se ne approfittava. Cazzo, che fregatura! E gli uomini? Ne ho avuti qualcuno. Per me uomo o donna è la stessa cosa. Il sesso non è importante. Le cose le faccio se capitano. Non è importante. Per me è importante. Anzi, è importantissimo! Non è che non ne possa fare a meno. Ma penso che sia una cosa che mi spetta. E se mi spetta, io la voglio. È chiaro? Non ho altro da dire. Ciao, ciao, grazie, ciao.